Bar e gelaterie cremonesi sono in difficoltà per la stagione estiva, che di fatto è già iniziata. Agli annunci di lavoro rispondono pochi giovani e quelli che si presentano ai colloqui non accettano le condizioni, che in un settore come questo richiedono la presenza anche la sera e nei weekend. Secondo i titolari dei locali le cause sono varie, in primis però sembra emergere la mancanza di disponibilità a lavorare nei giorni festivi oppure in certi orari, o ancora a rinunciare alle vacanze di Ferragosto. Chi vuol venire a lavorare vuole stare a casa il sabato e la domenica e non è preparato e quindi si fa molta fatica. Il problema esiste davvero, c'è poco reddito di cittadinanza, un po' vengono sottopagate perché se ne approfittano e tutto, si fa veramente difficoltà a trovare personale, specialmente nei giovani. Purtroppo con il fatto che vengono dati degli incentivi per stare a casa, le persone non cercano lavoro, se cercano lavoro non nel weekend, in determinate fasce orarie, purtroppo si fa veramente fatica. La mancanza di sacrifici, quindi di non perdersi sabato sera, non perdersi la domenica sera, non perdersi soprattutto le vacanze d'agosto e soprattutto quelle estive. Solo che se si va a lavorare in un mondo in cui si lavora prettamente l'estate, bisognerebbe entrare un pochettino di più nell'ottica del sacrificio dell'estate. Anche la busta paga sembra non allettare i giovani che, a detta dei datori di lavoro, preferiscono essere mantenuti dai genitori o percepire il reddito di cittadinanza. Io penso che i salari comunque siano normali, trattano tutti allo stesso modo, anche quelli stagionali, però sicuramente hanno più benefici a stare a casa, si vede che se lo permettono, vuol dire che non hanno necessità. Sicuramente sono incentivati anche dai genitori con l'utilizzo di paghette o cose varie, quindi non cercano lavoro. Dipende dal tipo di contratto, comunque se un lavoratore cerca un lavoro stagionale, anche se è solo per 3 mesi estivi, un buon stipendio riesce tranquillamente a portarlo a casa.